Hello everybody, sono le 4:20 del mattino. Si parte, andiamo in Germania, andiamo a Monaco, dove passerò qualche giorno carino per i fatti miei. Sto aspettando un Uber fino a Pagenzen Station perché non avevo voglia di prendermi il bus fino a lì. C'era la fermata, non era quella vicino a casa mia, quindi ho deciso di prendermi un Uber fino alla stazione e poi si va a Heathrow. Quindi partiamo. Ci siamo, sono sulla Elizabeth Line da Paddington per l'aeroporto. È la prima volta che la prendo, non so se riuscirete neanche a sentire. Comunque è la prima volta che la prendo, quindi un'esperienza in più. Sono le 5:10 del mattino e niente, sono contenta perché andrò a rilassarmi un attimo, a incontrare delle persone che conosco e sarà tutto un po' così. Comunque avrò anche il tempo di farmi un giro da sola. Per conto mio e mi serve un pochino, quindi vediamo cosa succede. Comunque sono contenta comunque del viaggio perché era tanto che non muovevo il posteriore da Londra e io sono abituata a viaggiare in continuazione, a prendere un sacco di aerei. Adesso era veramente tantissimo, che non succedeva, cosa rarissima nella mia vita. Quindi vediamo questo viaggio come va. Sto aspettando, allora il mio volo è in ritardo di 25 minuti, ci sta tutto, piove, sta diluviando fuori, anche se stanotte alle 3 c'erano 21 gradi, quindi la temperatura comunque non è bassa, è semplicemente che piove e sta anche piovendo bello potente, spero che non mi si allaghi di nuovo il building, non mi interessa perché tanto al lavoro oggi, non gestisco io, mi rilasso oggi, si arrangiano, e, sì, quindi 25 minuti ci sta. E ho appena fatto una cosa che è assolutamente assurda, però ve la voglio raccontare. Io sono quella che ha viaggiato tantissimo, sapete, l'ho sempre detto, ho vissuto in 9 nazioni, ho lavorato in aviazione per 12 anni, responsabile negli aeroporti, quindi sono quella che dà tutte le informazioni a chiunque per i consigli migliori per viaggiare, tra cui non comprate questo o quest'altro in aeroporto, costa troppo, oppure chiedete le informazioni prima di partire per non avere così brutte sorprese. E poi sono quella che arriva in aeroporto e si accorge che è necessaria ancora questa benedetta maledetta mascherina. In Germania deve essere la PPF qualcuno che è. Ne avevo una a casa che ovviamente non avendo controllato prima ho dovuto comprarla in aeroporto dove non le vendono singole, ma c'era la scatola da 16 per la bellezza di 17 sterline. Dopodiché, dopo questa bellissima cazzata, e mi rendo conto che non ho un adattatore. Ho detto vabbè, magari c'è la presa USB, mi potrebbe andare bene lo stesso. Poi mi sono resa conto che non solo non ho l'adattatore, ma che non ho portato il plug, quindi ho il cavetto, ma non ho. Quindi che fai? Lo compri all'ultimo minuto in aeroporto, quello che io sconsiglio a tutti di fare. Insomma, ho speso 40 sterline per queste cose assolutamente evitabili. Ecco, io sono quella che dà i consigli agli altri per come viaggiare nel modo migliore e per non fare cavolate mentre viaggiate.
E poi sono quella che in prima persona fa tutte queste cose. Volevo raccontarvi questa cosa. Un po' non sono a Londra, come già detto in un altro video sono un giorno e mezzo, anzi tre in realtà, ma per conto mio un e mezzo da sola, e quindi mi faccio un giro in centro a Monaco. Non ho idea di quello che devo fare, non ho idea di quello che sto guardando. Vi metterò insieme qualche immagine. Ovviamente non vi aspettate che questo video sia un video di quelli super informativi, travel, dove tipo guida turistica, no, perché non ho praticamente non ho guardato niente di quello che c'è da fare, da vedere. Però mi farò un giro così, un po' a caso, quello che si chiama, da quanto ho capito, la città vecchia al centro. Quindi facciamoci questo giretto insieme. Allora, mi sto facendo questa passeggiata un po' a vuoto, intanto ho sentito una mia amica. Io in realtà sto cercando un posto per fare colazione, ma io farei colazione anche con questi, cioè parliamone. E, mi piace, questo sembra una zona mercato, molto bella, mercato fisso. E veramente, se ci fosse un posto dove sedermi qua, io quasi quasi colazione me la farei qua. E poi aspetto quest'altra ragazza che mi raggiunge... credo tra poco. In pratica la mia giornata da sola in giro non penso che la passerò, però va bene così. E poi stasera aspettiamo delle altre che dovrebbero passare. Considerando che in Germania credo il pane sia straordinario, e considerando che io appunto sapete che sono intollerante al glutine e ultimamente credo che mi sia salita l'intolleranza, per me questo è l'inferno e sto patendo. Me ne fregherò, nel senso che comunque assaggerò qualcosa, perché non si può lasciare tutta questa roba buonissima. Carino qua con tutti i fiori. Questo è un misto tra il mercato dei fiori di Londra, Bournemouth e no, chi se ne frega. Tutti i posti sono belli, sono caratteristici. Questo è molto carino. Questo angolino mi piace molto molto molto. Con tutti i fiori. Guardate là in fondo. Questa bella passeggiata. Ho lasciato Londra l'altro giorno con una pioggia fortissima alle 5 del mattino, 8 del mattino anche. Arrivata qua un caldo di nuovo. Oggi la giornata è un po' coperta, ma è comunque fa caldo. Guardate che carini. Oh, la piantina delle fragole. Questa però potrebbe essere una buona idea, considerando che non ho neanche un giardino. Non che intendo portarmi la pianta delle fragole da Monaco a Londra, però trovarla poi là e comprarla, bellissime. Oh, questo. Io amo le piante da giardino, ma non ho un giardino, quindi tutte le volte le guardo, sogno e poi ce le devo lasciare.
l'olivo, olivo, come si dice? Andiamo da questa parte. E poi sì, devo trovare assolutamente un posto, ma voglio non tipo ristorante, voglio proprio un coffee place. Solo che ovviamente non sapendo qua esattamente cosa si usa, cioè guardate questo posto. A parte che c'ho anche voglia di carne. Se stasera andiamo a cena fuori con le ragazze, spero mi portino in un posto dove si mangia carne. Anche perché io con quello risolvo il mio problema glutine. Ecco, parliamone un attimo. Io entrerei qua dentro, mi comprerei tutto il negozio, me lo mangerei. Guardate che bella la parte centrale con tutti i tavoli. Fantastico, qua invece fanno solo pesce fresco. Ovviamente sono le 9:30 del mattino, quindi è ovvio che non è questa parte. Questo immagino che la sera sarà strapieno. C'è tutta un'altra parte di mercato qua, bellissimo. Interessante, molto interessante. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really want to hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side. Guardate che bello per arredarsi casa per l'autunno. E poi tutta questa lavanda. Guardate quei fiori. Bellissimo. Potessi mi portare a casa tutto. Tutto. Watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Sto notando che ci sono una marea di fiori, ma tanti, a parte bellissimi. Poi credo ci sia, però io non conosco, dicevo, non conosco la cultura, le tradizioni tedesche, assolutamente zero, però mi sembra di capire che gli piace arredare casa, decorare, perché ci sono un sacco di elementi per la decorazione della casa con appunto le zucche oppure anche altre cose che ho visto che possono andare bene in altre stagioni, anche il fatto della lavanda così messa a mazzi per decorare casa, boh, ditemi voi se sia una cosa che abbastanza si usa, perché noto che c'è molta scelta in quello. E sì, io mi porterei via a mezzo mercato, giusto per...
Vediamo un po', questo posticino mi ispira, caffè. Che dite? Andiamo a farci spennare da turisti? Come dico sempre di non andare. C'è anche uno Starbucks. Oddio, sono tentata. Che facciamo? Che poi alla fine, anche se vado qua, prenderei sempre la stessa cosa che prendo da Starbucks. Quindi quello che voglio fare invece è fare un pranzo o una cena un pochino. Se purtroppo il pranzo e la cena non dipenderanno esclusivamente da me, perché se fosse per me io vado in un posto tipico e mangio qualcosa di tipico. Purtroppo sono insieme ad altre persone, quindi vediamo quello che vogliono fare. Sinceramente, considerando che la colazione la faccio solo esclusivamente per non svenire, adesso do un'occhiata e vedo se andare da Starbucks o in questo qua. E poi continuo a farmi un giro e ci sentiamo dopo. Questa, mi pare di capire, è la strada dei negozi, quindi sì, la Oxo Street di Monaco. Vabbè, non sono interessata a questo tipo di negozi perché non devo comprare niente, però un giro me lo faccio ben volentieri e sto ancora cercando la colazione, perché quel posticino, quello diciamo tradizionale, comunque non Starbucks, dove stavo tentando di andare, non accettano carte. Cioè, sono rimasta sotto shock. Oltretutto, un posto ultra turistico, mi fa veramente strano, ma c'era un cartello enorme, ho chiesto anche, no, non accettano carte. Io sinceramente non ho neanche un euro, e perché è giusto così, nel senso, per 2 giorni a Monaco non mi metto a cambiare dei soldi. Però intanto io parlo, ma vi racconto, ma vi faccio vedere anche delle cose carine. Boh, mi è sembrato comunque abbastanza assurdo. Allo stesso tempo ho detto no, non posso cedere ad andare in uno Starbucks, ma alla fine mi sa che lo farò, perché ho voglia di un caffè e di qualcosa di piccolo. Ho anche trovato dei posti dove c'erano delle colazioni dolci, c'erano delle pastries enormi, però io in questo momento, siccome sono quasi le 11, non me la sento di mangiare quella roba enorme in questo momento. Quindi alla fine credo che se trovo un altro Starbucks mi infilo lì dentro, prendo un caffè e poi mi dedicherò magari a un pranzo decente. Però sempre dipende se sono sola o no. Se sono sola vado dove voglio e vado a prendermi qualcosa di carne o voglia. Se sono in compagnia, vediamo l'altra persona, lei cosa vuole fare. Comunque, molto carina Monaco, devo essere abbastanza piccola, non lo so, comunque il centro è abbastanza piccolo mi sembra, molto graziosa, tenuta molto bene, un sacco di fiori ovunque, e sì, non so niente di questo posto, ve lo dico, cioè nel senso, non doveva essere una vacanza, quindi comunque... sono qua per caso, diciamo così, e quindi godiamoci questa giornata e mezza. Devo dire che ieri alla fine non ho fatto niente, sono rimasta in hotel pomeriggio e la serata e me la sono proprio rilassata, ero proprio rilassata. Intanto vi faccio vedere questa bella passeggiata, questa bella zona, carina comunque, anche se la zona è un po' moderna con i negozi e tutto, commerciale, è comunque nella zona vecchia, credo, degli edifici, ed è molto graziosa. Noto che è abbastanza tutto molto pulito. Ok, ho trovato dove vorrei passare il resto della giornata. Guardate che carino questo posto, super pacifico, ma soprattutto bellissime con queste pietre. E poi credo ci sia una importante chiesa lassù che adesso andiamo a vedere da fuori. Molto carino.
Hello, mi faccio vedere anche in questo video. Niente, praticamente adesso torno indietro perché mi devo incontrare con le altre ragazze, quindi non vi posso fare vedere nessun pranzo, nessuna cena in questo video perché andremo sempre a mangiare, si spera, tradizionale, ma da un'altra parte, quindi fuori, leggermente fuori Monaco. Quindi però vi posso dire che quello che avrei mangiato sicuramente era tutte quelle cose di carne che avete visto, di qualsiasi tipo e forma. E niente, mi sono trovata molto bene, penso che sia una cittadina che si gira tranquillamente in 2-3 giorni, forse anche meno, però molto molto graziosa, ben tenuta, un po' di mancanza di panchine però, mi è piaciuta molto molto carina, sicuramente per un weekend fuori porta lo consiglierei. Però consiglierei appunto, cioè non consiglierei, ecco, diciamo che se fossi stata più da sola, un pochino più indipendente, sarei andata ad esplorare i posti dove mangiare. Detto questo, spero che così questa breve passeggiata a Monaco vi sia piaciuta. Se ti va, iscriviti, ci vediamo alla prossima.